Era un bel po' che volevo leggere questo libro, anni, ma avevo sempre rimandato, non lo so perché. È un'altra fatica letteraria di Wu Ming, alias Luther Blissett, insomma, quelli di Q, sempre Einaudi. Autori di Q sono tornati alla riscossa parecchie volte, però confesso di non essere al passo con proprio tutta la loro produzione. Invece questo mi attirava davvero tanto e inizia una quindicina d'anni dopo la fine di Q e ha lo stesso sapore letterario, se vogliamo, anche se è diverso e ma a me è quasi piaciuto di più questo. È una prosa bella, elegante, molto adatta all'ambientazione. Si apprezza il ricorso alle diverse lingue franche dei porti del Mediterraneo, in particolare il giudaismo, no? La lingua degli ebrei sefarditi espulsi dalla Spagna alla fine del 400. E poi per un italiano suona decisamente comprensibile. Poi c'è il dialetto veneziano, che anche se non si è veneziani si capisce lo stesso, almeno quelli del nord Italia ce la fanno. E poi, dicevo, la prosa è molto elegante, sempre all'altezza delle descrizioni, mai banale. Ci sono anche alcune immagini, alcune metafore davvero ben congegnate, espresse e costruite che, vi dirò, restano e magari le leggi due o tre volte per assaporarle meglio. Alcune parti sono, anzi, quasi tutto è scritto in prima persona dal protagonista Emanuele De Zante, il protagonista che in realtà è Manuel Cardoso, ebreo, ma formalmente no, grazie al padre che riesce a fargli fare carriera negli ambienti veneziani finché diventa una spia per il consiglio. La sua origine è un segreto, che però viene scoperta. E qui inizia un'avventura incredibile che lo conduce in giro per i porti del Mediterraneo fino a Costantinopoli e oltre. Costantinopoli è descritto in modo ricco, accurato, io ci sono stata una volta sola tanti anni fa in vita mia, però lo spirito della città, quel genius loci inconfondibile che ogni città possiede, che non muta mai con il passare del tempo, l'ho ritrovato qui. Ci sono cose in certi luoghi ricchi di storia che il visitatore di qualunque epoca non può evitare di cogliere, di respirare e di ricordare per sempre. Anche il puteolente Corno d'Oro, che con le sue brave concerie oggi come allora. In questo romanzo ci sono figure di giudei potenti, anche se invisi a molti. C'è Giuseppe Nasi, nemico acerrimo e giurato della Serenissima, amico del sultano, marrano portoghese di nascita e potente, potente, potente. E la sua inimicizia con Venezia viene descritta proprio bene, c'è il progetto di conquista di Cipro, sottraendo la punta a Venezia, c'è tutto questo e anche molto altro, reso evidentissimo, con evidentissima competenza storica. Fin troppa in certi punti, perché adesso io non sono proprio una cavernicola e non è che mi capiti spesso di ricorrere al vocabolario quando leggo un romanzo, misericordia, non è che non succeda mai, però abbastanza raramente direi. Invece qui succede, è successo, ci sono state delle pagine in cui magari ho dovuto farlo anche più di una volta. In alcuni passaggi c'è un discreto, mica tanto discreto, fiorire di termini tecnici molto particolari di vario argomento. Anche bello, imparare cose nuove, ci mancherebbe. Ed è anche vero che si può tranquillamente lasciar perdere e tirar dritto, il senso si capisce ugualmente. Quindi, se volete leggere questo romanzo, non badate a queste sottigliezze. Tirate dritto e buonanotte, non è affatto un ostacolo alla lettura, anzi, la rende più sapida e più musicale. Se mi chiedete il perché del titolo, vi basti sapere che Altai è una razza di falco, infatti lo vedete qui nella copertina, un falco che viene dalle omonime montagne in Asia e che compare un po' dopo la metà del romanzo, in circostanze significative, all'inizio di una missione molto particolare e cruciale. Altro da dire, ma per i miei gusti c'è qualche concessione perfino eccessiva al politicamente corretto, un bisogno quasi ossessivo di tirare in ballo certi temi ai quali si vuole dare rilevanza per forza in nome, credo, della libertà, boh, non lo so. Nei romanzi di Wu Ming, alias Luther Blissett, c'è sempre una componente ideologica. Io li leggo per la sapienza con cui sono scritti, per la ricchezza di particolari, per l'ammirevole capacità di unire i puntini reali e storici allo scopo di ordire queste trame di fantasia che però sono sempre molto molto verosimili e precise. E mi concentro su questi aspetti, per mestiere sono quelli che poi mi affascinano maggiormente e che mi godo di più, però ci sono tanti messaggi, diciamo, trasversali che questo tipo di romanzi vuole trasmettere. Qualcuno io l'ho capito, qualcun altro forse mi sfugge, vabbè, insomma, comunque, fate voi. Alla prossima storia.